Centro Anch'io. Centro Anch'io. Ben ritrovati a Centro Anch'io. Vi raccontiamo questo frammento di un grande fregio conservato nel Museo di Santa Giulia. Pensate, del secondo o terzo secolo dopo Cristo. Restate con noi che poi vi raccontiamo il nostro proverbio in dialetto. Tra tutte le strutture del monastero benedettino, l'oratorio fu certo quella più vistosamente interessata dal reimpiego, conferendo un valore di autoritas all'edificio, attraverso le pietre romane. Il fregio con gira le figure di animali doveva originariamente far parte di un edificio pubblico romano nel foro dell'antica Blixia. Fu rilavorato e riutilizzato già nell'alto medioevo, fu ipoteticamente trasformato in altare reliquiario per contenere le reliquie di Santa Giulia, quando il suo corpo fu traslato dalla cripta della Basilica di San Salvatore nella nuova chiesa rinascimentale. Ci risiamo. Chi di voi ha mai sentito questo detto riferito a una persona? Che le o che la là le dope come le sigole. Allora Ruggero, dal fisico scultoreo, quasi dai. Dope come le sigole. Dope come le sigole, beh, bella. È bella, guarda che sottile questa, eh. È raffinata, c'ha una metafora. Siamo un po' tutti così, secondo me. No, non ti identifichi un po'? Cioè, su che doppio intendi? Non lo so. Dope come le sigole vuol dire tanto. Sì, vuol dire tanto. Può essere anche una persona con questa doppia personalità, giusto? Sì, che dopo Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Tu sei un po' dope come le sigole? No, assolutamente no. Guarda, sono pulitissimo, quello che, cioè, così. Tu, se vuoi dare la fregatura, subito lo dichiari, dice. Io sì. Ecco, bravo. Esatto. Vedi? Bravo. Bisogna essere onesti nella vita. Io lo sono. Bravissimo. Io mi sento onesto. Sì. Ecco. No, pensavo che stessi fregando il portafoglio. Ok, sì. No, posso garantire, è un amico, quindi ci metto la mano sul fuoco quando è spento. Tu sai cosa sono le sigole? Le cipolle. Suggerito. Le cipolle. Le cipolle. Mi piacciono le cipolle. Sì, molto. Fanno pure bene, sono diuretiche. Sta specialmente. Ma dope come le sigole, che significa secondo te, Iman? E cioè, le cipolle pare che generalmente crescano insieme, a coppie. Quindi dope come le sigole, quella persona, le dope. È una copiona come le cipolle. Scherzi, le cipolle in terza media quanto copiavano durante i compiti in classe? No. Dope. Da fidarsi una persona con il senso, ma non riesco a collegarlo con le cipolle. Siamo le cipolle che fanno piangere, va? Quindi una persona un po' con due facce di cui non ci si può fidare. Va bene? Ne conosci di queste? Così su due piedi, no. Dope come le sigole, quindi la traduzione letterale è doppio come le cipolle, che sono molto spesso in coppia, ovvero un proverbio, un detto riferito a una persona un po' doppio giochista, bugiarda, non sincera, della quale insomma non è facile fidarsi, non ci si può fidare. Bene, grazie allora anche per oggi, per la vostra simpatia, ora ci sono i ragazzi e alla prossima, arrivederci. Davide, quando cammini presti attenzione al panel? Sì. Sempre? La maggior parte delle volte. Ma tu sai che cos'è il panel? È il cartello segnalato, cioè il cartello che segnala per esempio il divieto. No, il panel è il gradino. Centro Anch'io.